Questa è la formazione Stefano e Andrea. Adesso vedremo quanto davvero si conoscono. Siete pronti? Ci siamo. Non vi vedo molto attivi. Partiamo subito con una domandina semplice semplice. Il nome del suo cane? Ci possono anche dare indizi dopo. Dai, qualche indizio. Ma ascolta, io però ho una domanda con voi, non capisco. Uno di voi due deve vincere, perché vi volete sempre aiutare? Ci aiutiamo sempre. Allora, tre lettere. Tre lettere. Non è una vocale la prima? Ho capito, Stefano. Vabbè, l'aiuto. Passo. Zoe. Cioè, questa è proprio, secondo me, la domanda più semplice che ti potesse fare. Perché gli voglio bene. Guarda, che scuola superiore ha fatto? No, no. Dai, però ci puoi arrivare. No, no, cioè, adesso non so, non sono forte con i nomi delle scuole. No, vabbè, però quella è tipologia di scuola, la scuola riferita al nautico. Che bravura, io non lo sapevo. Visto da playmaker ci arriva. L'ultimo viaggio che ha fatto? Non sportivo. Non sportivo. Stefano, ma porca miseria, ma no, io, ma non, io non gioco di più vacanza. Con te. Gliel'avrebbe chiesto. Ma scusa, non con la squadra qua, con la sì, non ho capito. Puoi facciamo dargli un altro aiuto? Ho andato un giorno e mezzo con Bianca in montagna. Non era questa la risposta giusta, allora... ma io ti do il punto perché no, no, facciamo... estivo era la domanda. Mi ha detto non specificarlo. Esatto, così perché sennò è facile. E in realtà sono andato in Croazia, ma se sei andato in montagna. Guarda, io ti do il punto perché non si può giocare. Avrebbe detto. Ecco, questo è semplice davvero. Una cosa da cui non si separa mai. Il tuo telefono? No! Tutti non ci separiamo dal nostro telefono, purtroppo. La catenina che c'è sempre. Ah. Va bene, secondo dai. Me non sei andato male, sono sei andato sulla sufficienza. Bene. Sufficienza, va bene? Va bene. È il momento di Stefano, che lo vedo carico, sul pezzo soprattutto. Vediamo. Cosa fa prima della partita? Il suo rito. Resta in spogliatoio a studiare gli avversari con tutti i game plan che ci danno. Bravo! Bravo! Bravissimo! Bravissimo! Prof! L'autore preferito? Sai, no, che ogni tanto in trasferta legge. Che una volta no. A casa mia ti avevo fatto vedere i libri. Ricordi? Vuol dire che non eri interessato? No, ma c'era ma tu vai apposta a queste cose? Non me la passa più. Scrive tanti libri. Grazie. No, aspetta. No, ti scrivo. I libri parlano dell'Egitto, del Sudafrica. Lui è sudafricano. Con questo aiuto sì che sei sul pezzo. Non la sapevi neanche tu questa. Wilbur Smith. Ma scusa, quanti libri hai letti di più in trasferta? Tanti. Tanti. Sì? Vabbè, ma è davanti, non lo vedo. Questa la sai, Stefano, se non sai questa veramente... Dopo non mi arrabbio io, se non so questa. Dai, veramente c'è da arrabbiarsi. Il soprannome da ragazzino? Suo? Sì. Squalo. The Shark. Vabbè, questa dai, è... Dai, questa era semplice. Infatti è volevo bravo. Metterla anch'io nel mio su... Il mio soprannome che ho su Instagram e ti volevo chiedertela, però era facile. Era facile, sei stato bravo. Come lo chiama sua figlia Melin alle partite? Quindi quando lo vede, quando mi vede, come giocatore. Lei ti chiama a te? Questa è la domanda decisiva. Fai questa e hai vinto, la sbagli e hai perso. Lei dice tante volte palla, però non. Sei vicino. Però adesso non dico più niente perché c'è vicino. Dai, è vicino. Molto... io avrei detto. Papà palla. No. Veramente? Sì, sì! Così, la risolve sul finale. La tutta insieme, papà palla. Papà palla, no? Bravo, ti è andata proprio di... Ci può essere anche il leone. Siete bravo. Stati bravissimi, oggi avete scoperto qualcosa in più di voi e vi ringrazio perché è sempre divertente. Grazie. Grazie a te. Ciao ragazzi. Ciao.